altre domande migliori che il primo punto è che da un certo punto di vista siamo stati fortunati, perché è logico che Marino si fa male dopo 2 minuti e questo cambia la partita, perché logicamente per loro, come ha detto giustamente l'allenatore, è un giocatore determinante. Dall'altro punto di vista poi le fortune bisogna saperle cavalcare, diciamo che noi le abbiamo cavalcate giocando una partita solida e a tratti anche forse spettacolare. Devo ringraziare qui pubblicamente e dare i meriti tantissimi a Andrea Valentini, Andrea Fabrizi e Gianmarco Di Matteo, perché in settimana erano stati molto molto precisi nell'aiutarmi a preparare la partita, nel presentarmi gli avversari, nel facendomi notare quali fossero le situazioni che potevano metterci in difficoltà e quali soluzioni loro avrebbero adottato, e l'abbiamo fatto, e effettivamente la nostra difesa è stata molto solida, per cui da questo punto di vista molti dei meriti di una partita difensivamente solida vanno ascritti a loro. Il terzo punto è un plauso alla mia squadra, che ha giocato comunque una partita, dopo una partita non brillante a Cassino, una partita solida fin dall'inizio, e vorrei segnalare tra le pieghe, al di là dei numeri, delle cifre, perché logico quando c'è un gap così alto poi tutti fanno crescere all'interno protagonisti, la partita difensiva di Tinsley contro Moraes, perché ha fatto un lavoro più che egregio, tenendo secondo me uno degli attaccanti più importanti nel nostro campionato a percentuali basse dal campo, difesa in maniera fisica, al di là poi che ha giocato anche un'ottima partita offensiva, però da quel punto di vista avere un giocatore che ti garantisce di occuparsi della stessa avversaria con così tanta dedizione, secondo me è una tua importante.